Bentornati a questa edizione speciale della televisione web in relazione a che cosa? Alle comunali di Milano che si sono svolte nella giornata di oggi. Ricordiamo che è stato possibile votare dalle 7 di stamattina fino alle 23 e abbiamo già pubblicato il primo exit poll dalla Repubblica. Noi siamo in linea diretta con Mara Daddona, candidata al comune per Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera, allora io parto con una domanda riguardante appunto questi exit poll. Che cosa ne pensa? Era nelle vostre aspettative oppure vi aspettavate qualcosa di più, qualcosa di meno? Ma guardi, le devo dire che sostanzialmente vedo in questo momento una parità, quindi sostanzialmente quello che pochino ci si aspettava. Io direi in ogni caso aspettiamo i voti veri, aspettiamo la fine dello spoglio e insomma valuteremo poi sui voti veri i dati, insomma. Però diciamo che è un risultato che forse anche per come è stato organizzato il voto con una sola giornata era abbastanza prevedibile. Anche magari rispetto appunto alla giornata scelta, considerando esatto, il ponte. Esatto, un pochino, no? Un pochino penalizzante forse votare alla fine di un weekend lungo, avere soltanto la domenica disponibile, ecco, un po' penalizzante, ma questo ad ampio raggio per tutti, diciamo, i cittadini milanesi e anche gli altri in Italia chiamati al voto, ecco. Perfetto, e infatti da qui la domanda: ha votato il 54% dei votanti appunto di Milano. È una sconfitta più che una vittoria, al di là del centrodestra, di centrosinistra, o Movimento 5 Stelle, eccetera. Però il dato che emerge è che ancora una volta il partito che vince è quello dei non votanti. Allora, le dico, ma intanto io, come le ho già detto, vediamo un attimo bene tutto, sì, la percentuale si legge un po' in senso negativo, ma questo forse è un po' anche la cartina tornasole dell'opinione generale della gente, forse anche in proiezione con il governo. Poi vabbè, questa era un'elezione amministrativa, ma c'è uno scontento molto più ampio e quindi una demotivazione forse generale data da altre cause un po' più alte, insomma. Poi le ho detto, io secondo me è proprio anche dovuto al fatto di aver messo questo giorno proprio alla fine di un lungo weekend, un ponte, l'unico ponte lungo dell'anno, e quindi vabbè, insomma, così è. Ah, tra l'altro ti interrompo solo un attimo, perché abbiamo appena ricevuto il secondo exit poll, se vuoi lo possiamo commentare in diretta, nel senso che si è abbassata la percentuale di Sala, che ha quindi un margine tra il 39 e il 43, ed è rimasta stabile quella di Parisi tra il 36 e il 39. Ecco, si riconferma allora la mia previsione di attendere l'esito finale, i voti veri. Finché non si arriverà a contare l'ultimo voto, nessuno canti vittoria. Questa è la mia previsione. Certamente. Sì, un po' per parte, aspettiamo, perché secondo me potrebbero arrivare delle sorprese inaspettate. Ma invece, magari... come Fratelli d'Italia, invece, pensate di ottenere un risultato positivo, al di sopra delle aspettative, al di sotto delle aspettative? Ma io credo, insomma, questa è un'analisi che faccio io più dalla campagna elettorale, credo che Fratelli d'Italia si rivelerà una sorpresa per tutti, arriveranno secondo me delle percentuali inaspettate. Quindi anche qui, insomma, io sono positiva per natura e per orientamento, ma arriveranno, secondo me, non voglio spendere numeri, però il 3 lo supereremo, arriveremo anche al 4 o al 5. Ah. Bene. Questa è una mia, sì, questa è la mia previsione, poi perfetto, magari la commentiamo in un'altra diretta. Sì, certamente, anzi, se poi possiamo anche sentirci più tardi. Esatto, esatto, esattamente. Mi chiami anche domani mattina alle 4, non ci sono problemi. Va benissimo. Festeggiamo quel punto. Esatto, io le faccio giusto un'ultima domanda. Secondo lei, qualora a questo punto sarà così, si andrà a ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra, chi vincerà secondo lei al ballottaggio? Cioè, quanto sarà importante l'affluenza di coloro che al primo turno non hanno votato questi partiti? Certo, ma guardi, secondo me se si andrà al ballottaggio sicuramente il centrodestra avrà maggiori possibilità. Ah, perfetto. Le dico, in una votazione, diciamo, normale, settimanale normale, mi dispiace, sembra che io picchi un po' sempre sullo stesso argomento, no. Però appunto a volte
anche quando si, soprattutto quando si fanno certe scelte, bisognerebbe analizzare bene il tutto e mettere tutti in condizione equa. In questa elezione, secondo me, l'equità è stata un attimo spostata, però va bene, tanto le ho detto, io sono positiva e commenteremo dei risultati positivi già in questa battuta. Perfetto, allora io la ringrazio e a questo punto ci sentiamo più tardi per commentare magari voti. Aspetto la sua chiamata tra le 4 e le 5, così mi dà quel bel 5% che mi aspetto io. Va benissimo, buona grazie, arrivederci. Buonasera, salve. Ringraziamo appunto la candidata al Comune di Milano per Fratelli d'Italia, Mara Daddona, e come abbiamo potuto commentare insieme a lei sono arrivati i secondi, diciamo, dati relativi, il secondo exit poll sempre da parte del sito della Repubblica, con un abbassamento di percentuale per quello che riguarda Sala, che diciamo è tornato a una situazione più o meno vicina a quella di Parisi. Rimane costante invece per la percentuale riguardo a Corrado del 5 Stelle e costante anche quella di Rizzo. Come vi avevamo promesso prima della pausa pubblicitaria, vediamo adesso alcuni dati relativi a quelle che sono le altre città in cui si vota. In special modo in questo momento possiamo parlare di Roma, perché abbiamo avuto l'ufficialità del primo exit poll per quanto riguarda il Comune di Roma, e in questo caso il Movimento 5 Stelle è il favorito assoluto, nel senso che Virginia Raggi è, secondo appunto il primo exit poll, tra il 34% e il 38% dei voti, e seguono vicini tra loro Giachetti per il centro-sinistra e Meloni per la destra, con entrambi una soglia, diciamo, labile tra il 18% e il 20%. Quindi quando rispondevamo alla domanda di Filippo in relazione appunto alla differenza tra Roma e Milano, eccola qui. Roma è una città che in questo momento vive una crisi importante, cosa che non sta vivendo Milano, e quindi il Movimento 5 Stelle ottiene una votazione al di sopra delle aspettative. Per quanto riguarda le altre città, ovviamente siamo in diretta, quindi noi continuiamo a cercare di darvi informazioni nel meglio che possiamo. Abbiamo anche delle informazioni per quel che riguarda Napoli, direttamente dal TG La 7. Anche qui un primo exit poll che vede la sinistra in vantaggio, anche qui con un vantaggio sostanziale, nel senso che De Magistris starebbe intorno al 39% e il 43%, e segue il centrodestra con il 21-22%. Terza posizione, molto lontano invece rispetto a De Magistri, il Partito Democratico con la candidata Valente, che invece è verso il 18-22%. Noi continueremo a darvi dei dati, ovviamente focalizzandoci sempre di più sulla città di Milano, che è quella di nostra competenza, ma dandovi comunque sia delle informazioni ufficiali su quello che succede appunto nelle altre città importanti di Milano. Io sto guardando, ovviamente continuo a dirvi e a mandarci dei messaggi, delle idee, delle opinioni riguardo a quello che sta succedendo adesso a Milano. Sostanzialmente c'è un ballottaggio in corso, nel senso che tra 15 giorni si andrà a rivotare. C'è chi dice che il ballottaggio potrebbe favorire il centro-sinistra, chi dice che potrebbe favorire il centro-destra. Abbiamo appena sentito la candidata al comune, Daddona per Fratelli d'Italia, che afferma che in un possibile ballottaggio potrebbe vincere il centrodestra. Questo potrebbe essere dato da che cosa? Magari da un voto del 5 Stelle che verrà incanalato appunto nel centrodestra per fare uno sgarbo al centrosinistra, oppure semplicemente per chi non è andato al voto. Il dato che emerge ufficiale, quello che vi stiamo raccontando, è che ha votato solo il 54% della popolazione, e quindi non un dato in linea con le aspettative, considerando che nel 2011, quando vinse le elezioni Pisapia, andò a votare il 67,6%. Io guardo sempre anche il monitor per capire se abbiamo delle nuove domande da parte di chi ci sta seguendo. Per il momento no, quindi possiamo andare avanti diciamo con la nostra diretta. Abbiamo sentito tanti ospiti, ne sentiremo tanti altri. Magari i prossimi ospiti cercheremo di capire un attimino di più quelli che sono i grandi temi rispetto alle elezioni. E attenzione, perché possiamo avere
in collegamento tra noi, con noi, il Luca Paladini, che è candidato, adesso lo faccio subito, è candidato al Comune di Milano per Sinistra per Milano. Quindi lo stiamo chiamando in diretta, questo è il bello di diretta, abbiamo monitor, la regia, io ringrazio la regia per il difficile lavoro che sta facendo in queste ore e vediamo se è a telefono con noi Luca Paladini per Sinistra per Milano. Nel frattempo vi ricordo che Sinistra per Milano fa parte della coalizione di centrosinistra. Pronto? Pronto? Parlo con Paladini. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo in diretta qui. Io le chiedo subito un commento su questo secondo exit poll. Quello che dà sarà avanti di 3 punti? Sì, esattamente, esattamente. Beh, sottolineerei il fatto che sale al 40%, mi sembra un dato molto molto alto. Ovviamente sapevamo che si sarebbe poi andati a giocarcela al secondo turno, che ci sarebbe stato il ballottaggio, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna sorpresa. Fossero 3 punti, vuol dire che si parte comunque da una discreta base di vantaggio e che bisogna riuscire nel secondo turno a riportare tutti i nostri elettori al voto e in più tentare di conquistarne altri per non rischiare brutte sorprese. Però ripeto, non sono deluso dal risultato, mi sembra alto il 40% a sala e al compenso mi sembrano più bassi del previsto certi risultati anche alla nostra sinistra. Ecco, infatti, prima le faccio una domanda riguardo al possibile ballottaggio. Abbiamo avuto in collegamento con noi Mara Daddona, che è candidata al Consiglio Comunale per Fratelli d'Italia, che ha affermato che qualora si svolgesse il ballottaggio, e quindi è praticamente ufficiale che ci sarà un ballottaggio, loro saranno i favoriti. Lo crede anche lei? Crede che, per esempio, la sinistra o il 5 Stelle, per fare uno sgarbo alla coalizione di centrosinistra, possa andare a votare per Parisi? Non so da cosa trae elementi per dire che sono in vantaggio, che partono in vantaggio loro. Io credo che buona parte degli elettori di Rizzo al secondo turno mediteranno e arriveranno a capire sul fatto che comunque c'è l'esigenza di non far vincere la destra a Milano. E quindi io confido nel fatto che buona parte di quell'elettorato possa convergere su il voto a sala. Magari è un pochino più complicato rispetto agli elettori dei 5 Stelle, che potrebbero dividersi, potrebbero avere atteggiamenti diversi fra di loro, potrebbero in parte anche andare al mare. Quel pezzo di elettorato probabilmente andrà conquistato anche con, non dico delle aperture politiche, però con almeno un'attenzione sui temi che magari i 5 Stelle ritengono sensibili. Non parlo di un apparentamento, ma parlo semplicemente di un'attenzione. Questo per evitare appunto che loro finiscano col votare Parisi. Certamente, certamente. Invece per quanto riguarda la sua lista, appunto, Milano, Sinistra per Milano, lei crede che si raggiungerà un risultato notevole al di là del centrosinistra pacchetto completo, diciamo? E beh, qui però non abbiamo nessun elemento al momento per dire sì o no. Diciamo che mi aspetto un risultato che permette a Sinistra per Milano di essere influente nel momento in cui Giuseppe Sala diventerà sindaco di Milano. Certo. Questo sì, me lo aspetto. Poi se sarà il 5, il 5,5, il 4,5 non lo so. Diciamo l'unico dato che mi fa sperare in un buon risultato è proprio appunto il risultato non esattamente esaltante di Basilio Rizzo, che pensavo molto più alto. Se è confermato questo 5%, considerando che la lista di Basilio Rizzo probabilmente prenderà meno voti del candidato sindaco, potrebbe voler dire che il risultato di Sinistra per Milano ne trae vantaggio da questa debolezza di Milano in comune. Certamente. Io le faccio un altro paio di domande. La prima è questa. Secondo lei che campagna elettorale è stata? Nel senso, è stata diversa, meno sentita
rispetto a quella di 5 anni fa, nel 2011. Beh, è stato un altro film completamente, non c'è stata proprio, non sono quasi paragonabili i due racconti. Quello del 2011 c'era un centro-sinistra che cercava di tornare al governo di Milano dopo 20 anni, e quindi c'era tutta questa grande spinta anche emotiva per cui bisognava liberare Milano da 20 anni di governo di destra. Questa volta il racconto era diverso, era un racconto che partiva dalla base di spiegare come si è governato in questi 5 anni e chiedere la conferma agli elettori sulla buona base del lavoro compiuto dall'amministrazione Pisapia. Ovvio che il peso, il racconto è meno forte. Un conto è dire devo liberare la città dopo 20 anni, un conto è dire ho amministrato bene, confermateci. È ovvio che il potere evocativo è molto meno forte e questo fa sì che ci sia stata anche meno mobilitazione. Certo. Quindi è stata una campagna elettorale in termini di partecipazione molto più scarsa, e questo però lo sapevamo quasi dall'inizio, nel momento in cui appunto si sapeva che era altro il racconto da fare da parte, nei confronti degli elettori. Le faccio giusto un'ultima domanda che riguarda il Movimento 5 Stelle. Lei si sa dare una spiegazione perché, per cui a Milano il candidato sia, diciamo, sulla soglia del 9-13%, quindi una soglia molto Beh, la bassa. faccio breve, sì, perché a Milano la sinistra ha governato bene, e quindi hanno meno elementi per, spesso il voto dei 5 Stelle è un voto di protesta. Mi sento di dire che qui non c'è esattamente tantissimo da protestare, visto che comunque veniamo da 5 anni che agli occhi di tantissimi milanesi sono risultati apprezzabili da un punto di vista di amministrazione. E io credo che la difficoltà dei 5 Stelle nasca dal fatto che non riescono a incanalare un'indignazione che non c'è. C'è l'elettorato Certamente. di destra che comunque non voterebbe da questa parte e che vota ovviamente Parisi, ma l'elettore indignato, l'elettore deluso da una cattiva e magari anche opaca amministrazione, il 5 Stelle non lo intercetta a Milano perché non c'è stata un'amministrazione opaca, non c'è stato mezzo avviso di garanzia, c'è stata un'amministrazione che ha lavorato, poi magari su qualcosa ha anche sbagliato, però insomma il bilancio è fortemente inattivo e secondo me il risultato dei 5 Stelle è condizionato proprio da quello. Bene, perfetto, io la ringrazio per essere stato qui con noi. In bocca al lupo a questo punto per i risultati ufficiali che dovrebbero arrivare, diciamo, tra Va bene. Buonanotte. un paio d'ore. E grazie, al massimo ci possiamo risentire più tardi per commentarne insieme. Va bene. Perfetto, grazie, arrivederci. Saluti, arrivederci. Noi ci fermiamo un attimo, ringraziamo ancora Paladini, candidato per il Consiglio comunale con Sinistra per Milano, che fa parte appunto della coalizione di centrosinistra. Mandiamo un attimo di pubblicità perché la regia mi dice che è arrivato il momento e poi torniamo qui per discutere ancora riguardo e dibattere riguardo le elezioni amministrative di Milano. A tra poco.